Professore, buongiorno. Francesco, ciao, come stai? Dov'è? Lei? Bah, lo vedi. Sono sempre pieno di lavoro da impazzire. Comunque, sono contento di averti. Ah, grazie. Allora, vignato quest'anno? Sì. Volevo essere venuto proprio per avere qualche informazione sullo scalo. Ti potrei raccontare, rapidamente la storia di Vignate. Abbiamo iniziato nel 2003. Ah. Abbiamo iniziato nel 2003 e la cosa è nata come una delle tante, dei tanti scavi che facciamo. Siamo stati chiamati dalla sovrintendenza perché l'azienda agricola che è proprietaria del campo voleva aveva arato per impiantare una vigna, la sovrintendenza ci ha chiesto di seguire i lavori, sono uscite delle cose interessanti, allora abbiamo fermato i lavori e d'accordo col proprietario del campo abbiamo cominciato le analisi. Poi abbiamo fatto le prime trincee, abbiamo fatto una magnetometria e abbiamo capito che il campo era un campo molto interessante e da allora in poi... Quindi poi è iniziato lo scavo l'anno dopo? Diciamo sì, direttamente dal 2004 abbiamo deciso di cominciare lo scavo. E lì è nato un piccolo miracolo, nel senso che in un momento così difficile è difficile trovare soldi per scavare, però a Vignale abbiamo organizzato un sistema carino. Allora, ognuno ci mette quello che ha, e noi ci mettiamo la nostra capacità di fare lo scavo, il proprietario del campo, il dottor Orlando, l'azienda agricola Tenuta di Vignale, ci ospita gratuitamente nelle sue strutture ricettive, la Coop ci dà dei buoni acquisto per il cibo, il comune ci mette a disposizione le ruspe che in questo momento sono per noi un lavoro fondamentale. Vignale funziona perché noi abbiamo un progetto archeologico ma contemporaneamente abbiamo anche un progetto di archeologia pubblica, di archeologia globale su quel territorio. Il sito archeologico del Vignale si trova nella parte meridionale del territorio di Populonia, in prossimità della frazione di Rio Torto, ai piedi delle basse colline che separano la piana della Val di Cornia da quella di Follonica. L'area del sito archeologico si presenta come un grande campo che si stende sia a valle sia a monte della strada statale Aurelia, all'altezza del chilometro 236. Le prime prospezioni sono state effettuate nel 2003. Noi pensiamo di avere davanti un grande spazio aperto, pavimentato con una pavimentazione di coccio pesto piuttosto grossa, che potrebbe anche non essere quella di prima fase. Delimitato da un muro in opera reticolata, che vediamo qui davanti, e un altro muro in opera reticolata, che è lì. Questi due muri in opera reticolata dovrebbero avere tutte le caratteristiche morfologiche per essere messi in fase tra loro. Il momento in cui lo vedi per la prima volta apparire tra la terra è unico e irripetibile. Perché non ci credi, dai ancora un colpo di trowel, arraffi il primo pennello che ti capita a tiro e poi trattieni il respiro e no, non ci puoi credere ancora. Piano piano ti abitui a quel tappeto meraviglioso fatto di colori e dettagli e ti sembra naturale camminarci sopra. Ma poi, all'improvviso, ti viene da chiederti quali siano stati gli ultimi piedi nudi che lo hanno calpestato prima dei tuoi, e vieni proiettato in un tempo lontano. È solo un istante, ma di pura magia, un lampo d'infinito che si fissa nel tuo cuore.